ti volevo chiedere veramente, perché è un dubbio di tanti, ma la democrazia veramente è possibile? Certo che è possibile la democrazia, ed è il sistema che a parer mio è quello più adatto per poter gestire la complessità di una comunità, perché soltanto attraverso la possibilità di sedersi tutti intorno a un tavolo, le forze politiche, le associazioni, i comitati, la cittadinanza attiva, che si possono tracciare assieme dei disegni precisi che possono portare a riflessione, a ragionamenti. Perché cos'è che succede? Che se non ci fosse la democrazia, ognuno imporrebbe il proprio pensiero e quindi si scontrerebbe con gli altri che la pensano magari in modo differente, ci sarebbe una guerriglia continua. Invece con la democrazia c'è la possibilità, l'opportunità che ognuno esprima il proprio pensiero e che ci si possa mettere tutti d'accordo. A parer mio non c'è altra alternativa. Non dico che sia l'unica strada, però io ritengo che sia l'unica strada per dare dignità all'essere umano, per dare la possibilità e l'opportunità a ognuno di esprimere il proprio pensiero che a causa del fatto che magari non è proprio quello di altre persone deve essere anche un po' filtrato, si devono trovare i compromessi, ma il compromesso non vuol dire inciuccio, significa semplicemente che si vuole trovare un accordo comune per poter convivere bene tutti assieme. E un'altra cosa, adesso proprio quei discorsi un po' da bar, no? Il condominio è una democrazia diretta, ma non ha partiti. Un consiglio di amministrazione non si basa sulla politica, eppure prende decisioni, magari per migliaia di persone. Perché per amministrare uno Stato servono dei partiti? O se ne potrebbe fare meno? Perché il partito dovrebbe avere la capacità di mediare fra l'interesse di un cittadino e l'interesse di un altro. Il cittadino che magari si trova in una condizione economica avvantaggiata, il cittadino invece che si trova in una condizione sociale non abbiente. Quindi ci deve essere comunque una mediazione per mettere d'accordo le due parti. E questa comunque sarebbe anche l'importanza che dovrebbe assumere lo Stato, perché se non ci fosse uno Stato, se non ci fossero i politici, come si potrebbe andare avanti? Cioè, ci sarebbe la legge del più forte che schiaccerebbe quello più debole, che comunque molto spesso è anche così in politica, però sicuramente lo è in modo più indolore, e alcune volte ci sono comunque anche dei percorsi che possono essere tracciati, che vengono tracciati, che creano una maggior armonia e quindi il benessere e la salute psicologica e conviviale per tutti. Quindi tu vedi il partito comunque al servizio della democrazia. Purtroppo non è stato così. Spesso.